Benvenuti, stasera il nostro Presidente ci farà una bellissima lezione sul sole, quindi spero che sia interessante e do la parola a lui per fare quello che è il suo compito. Bene, mi sentite? Bene, buonasera a tutti e ben ritrovati. Visto che il sole in questi mesi si fa poco vedere, io ho pensato di fare una conferenza sul sole proprio in questi mesi dove il sole si fa vedere per poche ore. Oggi è andata anche bene, i episodi, acqua su acqua. Comunque, allora, argomento poco trattato è quello del sole. Di solito si parla di energia scura, materia scura, neutrini e così via. E allora, volevo dirvi che il sole, insomma, dopo bisogna guardarlo su tutte le lunghezze d'onda. Il nostro occhio non riesce a vedere in questa lunghezza d'onda. Ci vogliono dei telescopi speciali con dei filtri che lasciano passare solo una lunghezza d'onda di quel tipo lì. Questa è la lunghezza d'onda dell'H-alfa. E per saperne di più sulle agenti stellari, bisogna guardarli con dei telescopi diversi e anche con delle lunghezze d'onda diversi per capire come sono fatti. Questa è una bellissima, diciamo, foto fatta da un telescopio probabilmente che è specializzato con un certo filtro che lascia passare solo quella lunghezza d'onda lì, che è una lunghezza d'onda dell'H-alfa, proprio dell'idrogeno. Sì, 21 centimetri o 6.563 anni. Ecco, allora andiamo a vedere la carta d'identità del Sole. Il Sole è a 149.597.970 km. Questa è la distanza media del Sole da noi. È una unità astronomica. Per misurare, diciamo, le cose nel nostro sistema solare, si adopera questa unità astronomica. La massa della Terra, vedete, massa in chilogrammi, diciamo, della Terra, 332.000 volte più grande la massa del Sole di Pia Terrestre. È 1,989 × 10⁻³ la massa del Sole. Raggio 109.000, ci possono, cioè 109 volte potrebbe contenere il raggio terrestre, il suo raggio. Periodo di rotazione ci piega 27 giorni all'equatore, è una rotazione differenziale, cioè all'equatore gira molto più velocemente che non ai poli. Ai poli impiega 32 giorni a fare un giro. Densità media 1410, media, diciamo. Velocità di fuga 618. Pensate che la velocità di fuga della Terra è 11,2 km al secondo, pari a 40.000 km all'ora. Qua dovremmo parlare di 2.200.000 km all'ora per uscire dalla gravità, se volessimo un'idea come succede sulla Terra. È una cosa impossibile arrivare a 2.200.000 km all'ora. Accelerazione di gravità 274, 9,81 quella della Terra. La temperatura superficiale 5.780 in superficie, 3,86 × 10⁶ luminosità in joule su secondi. La magnitudine visuale di quella che vediamo è meno 26,8, invece la magnitudine assoluta posta a 13 anni luce da noi è di 4,74 magnitudine assoluta. L'età è un po' più breve di quella della Terra, perché è nato prima, insomma, 4,5 miliardi di anni. Invece la Terra si parla di 4,6, è nato un po' dopo, insomma, il Sole è nato un po' prima. Ecco. Andiamo a vedere adesso la differenza di volume della Terra col Sole. Questa è la Terra, questo è il Sole. Il Sole potrebbe ben contenere 1.300.000 Terre. Il Sole è 109 volte il diametro della Terra. Il Sole ha 98,2% di tutta la massa del sistema solare. Praticamente è lui che fa il padrone. Ecco, noi siamo costretti a tutti quanti i pianeti, tutte le lune, a girare attorno alla massa principale che è quella del Sole. Ecco, vediamo come sono costituito nel suo interno, diciamo, com'è nel suo interno. Vediamo la zona radioattiva, che è quella proprio, diciamo, dove avvengono le reazioni nucleari,
che una stella, qualsiasi stella, è tenuta in equilibrio idrostatico fra la massa, la gravità che sta sopra al cuore, il core, diciamo, sopra al nucleo, e le radiazioni che provengono dal nucleo, che quando si annullano le due forze nasce la stella in pratica. Al core, vedete, diciamo che nella fisica, l'argomento di trasporto di energia, ci sono dei capitoli immensi, perché è una cosa importantissima poter trasportare l'energia. Noi, per esempio, se ci mettiamo una mano su una cosa fredda, per conduzione la cosa fredda si scalda. Sul Sole è una delle prime, diciamo, che possibilità che abbiamo di trasporto di energia. Sul Sole avviene per irraggiamento dal cuore all'esterno, e per convezione invece nella parte più appena sotto la superficie. Vedete? Nel cuore i fotoni ci mettono tantissimo tempo ad arrivare verso la superficie, si parla di milioni di anni. Praticamente la luce che vediamo adesso, l'uomo non si era ancora fatto vedere sulla Terra, perché è partita molto, ma molto tempo prima. Ecco, per dire. Perché i fotoni, allora, nel nucleo si generano raggi gamma, poi per passare la zona radioattiva, diciamo, arriva a circa, diciamo, la lunghezza d'onda dei raggi X. Ma questi fotoni vengono continuamente assorbiti, ecco, dagli elettroni, perché si scontrano con gli elettroni, e dopo vengono emessi in modo a zigzag, vedete? Se non fosse così, l'effetto di noi potremmo vedere addirittura dentro nel Sole, se non ci fosse quell'effetto ottico lì dato dai fotoni che continuamente vengono assorbiti e riemessi. Ecco, vedete, l'energia, come ho detto, è trasportata verso l'esterno, la colonna ascensionale, e invece l'altra parte vicino al Sole è una zona convettiva, cioè è la materia, perché qui ci sono 7 milioni di gradi, arriva addirittura a avere i 5.780 della superficie. Ecco. Queste zone radioattive convettive siano riscaldate dalla parte sottostante e per convezione riemergono in superficie e poi si raffreddano, e raffreddandosi diventano più pesanti, scaricano la loro energia, fanno dei cicli praticamente e ritornano all'interno, si riscaldano un'altra volta e poi ritornano alla superficie. Poi vi farò vedere più avanti. Questi sono i cicli del Sole. Diciamo che il ciclo di Cineode di Bete, il Sole lo fa molto, ma molto raramente, principalmente protone contro protone. Cioè il Sole a queste temperature, dobbiamo pensare che arriva a circa 10 milioni di gradi le temperature della zona radioattiva, quella del nucleo, 10 milioni di gradi circa, qualcuno mi dice 15, ma arriva a 10 milioni di gradi. Per fare il processo di Bete, questo processo qua, ci vogliono dai 12 milioni di gradi ai 15 milioni di gradi. Allora lo fa, ma molto, molto, molto inferiormente a quella dei protoni su protoni. Addirittura a queste temperature, cariche della stessa carica riescono a fondersi assieme. Vediamo il ciclo di Bete, qua c'è un protone, partiamo dal carbonio 12, arriva un protone, rilascia un raggio gamma e diventa azoto 13, poi diventa carbonio 13 perché rilascia un neutrino e anche positrone, poi acquista ancora un protone, rilascia un raggio gamma ancora, vedete, raggio gamma, poi altro protone, in pratica 4 protoni, come anche negli altri processi, 4 protoni si trasformano in elio, in elio 4. Ecco, 4 protoni arrivano qua, vedete qua un altro protone e arriva elio 4. Qua lo stesso, in campo ne entrano 6 di protoni, però alla fine 2 vengono emessi e gli altri vanno a formare l'elio 4. Si forma il deuterio, formato da un protone e da un neutrone, e il trizio con due neutroni e un protone. Ecco, e poi andiamo alla parte finale, parte di 3 alfa, si scontrano due particelle di elio 4, se ne forma
un periglio che dura pochissimo, questo periglio, però alla fine quello che rimane, riscontra un'altra particella di elio 4, alla fine rimane carbonio 12. Perché? Perché la fine del Sole è una nana bianca, la nana bianca composta principalmente da carbonio e un piccolo velo di ossigeno. Ecco, carbonio che vi dirò che in sfondo alla nana bianca ormai si ritiene, anche nei modelli, che sia un grande diamante, praticamente una forma cristallina, perché i due isomeri del carbonio sono o amorfo o cristallino, ecco, e se è amorfo è la grafite della matita, e invece se è cristallino è un diamante. Qua si cristallizzano anche gli ioni, perciò si ritiene che sia proprio un grosso diamante pari alla Terra, una nana bianca, di una densità di, diciamo, di 4-5 tonnellate per centimetro cubo. Ecco, il Sole ogni secondo, pensate, brucia 600 milioni di tonnellate di idrogeno e trasforma in 596 milioni di elio, e 4 milioni di tonnellate vanno in energia. Secondo la legge di Einstein e MC quadro, ecco, questa produrrebbe un'energia tale di 10 alla 24 kWh, che è più di un milione dell'energia che l'uomo consuma in un anno. E praticamente è anche più di tutta l'energia che l'uomo ha consumato nel corso della sua storia. E il Sole, che è una stella medio-piccola, lo fa ogni secondo. Ogni secondo 10 milioni di bombe atomiche come quella di Hiroshima. È una cosa incredibile. Se potessimo, ci staremmo arrivando, negli anni futuri forse riusciranno a, diciamo, a creare energia dalla fusione, sarebbe proprio un'energia immensa, capito? Se riusciamo a farcela, ecco. Ecco, andiamo avanti. Vedete, allora, andiamo nel nucleo 150.000 km. Qua c'è una temperatura di 15 milioni di gradi, però è un po' esagerata, diciamo che il Sole è circa 10 milioni di gradi nel suo nucleo, perché una stella così non arriva. Se arrivasse a 15 milioni potrebbe fare il ciclo di Bethe molto più del ciclo di protone-protone. Ecco. Dopo l'inviluppo radioattivo, che è praticamente questo, qua c'è una densità pari all'oro, vedete, proprio si comprime addirittura. È un gradiente di pressione, è un gradiente di temperatura che va dall'esterno verso l'interno. Qua la densità è molto molto alta, vedete? Il sviluppo convettivo della convezione invece è solo questo, sono 100.000 km, non è tanto esteso, ecco, diciamo. Però, vedete, il sviluppo radioattivo, questo qui, si arriva da 7 milioni di gradi Kelvin a 2 milioni di gradi Kelvin. Si arriva a 2 milioni e poi c'è la parte sovrastante, ecco, che è quella che dicevamo, ecco, e invece quello convettivo, che è la parte, questa qua che abbiamo detto prima, che è queste celle, dobbiamo vedere anche il Sole come una pentola che bolle, continuamente rilascia, è la stessa cosa in effetti, perché si scalda nel fondo, emerge sulla superficie, fa queste bolle, poi si raffredda perché la superficie è più fredda, cambia la composizione anche chimica e poi ritorna verso l'interno, si surriscalda, fa cicli continui di così, come la pentola che bolle in pratica. La fotosfera, vedete, dove noi quella che vediamo praticamente, a temperatura di 5.380 abbiamo detto, e si estende solo per 700 km. Sono presenti le macchie solari sulla fotosfera. Invece la cronosfera, che è la sua atmosfera, sono 15.000 km, che anche quella è molto piccola, perché in effetti il Sole ha 7.000 km di raggio e questa è soltanto 15.000 km, non è molto la sua atmosfera attorno al Sole. Dopo ci sono le spicole eruzioni cromosferiche e protuberanze. La corona invece, che fino a poco tempo fa non sapevamo perché, è ancora ad oggi è un po' diciamo discussa la faccenda, arriva a milioni di gradi, cioè va in contrasto con la seconda legge della termodinamica, che da un corpo caldo, cioè anche partiamo da, diciamo, che invece da un corpo più freddo genera un corpo più caldo, in effetti, ecco. Qua succede che la protosfera a 5.780 gradi, invece la cronosfera
e la corona, specialmente la corona, arriva a milioni di gradi. È un'incongruenza, perché dovrebbe essere contrario, diciamo. E se solo succede questo. Poi ne parleremo, perché questo è uno spettro, diciamo, del Sole, e qui si vedono da 60 angstrom ogni riga. Questo è uno spettro, questo dovrebbe essere H alfa, Sergio, probabilmente 163 angstrom, e questa, se non erro, questa è alfa beta, 4862 angstrom. Ecco, questo è lo spettro del visibile, quello che noi ci è permesso di, insomma, di cercare di vedere. Va da qua che parte e poi arriva fino qua, e qua si completa, dai 4000 ai 7000 angstrom, o 400, o dai 400 ai 700 nanometri, ecco, più o meno, di lunghezza d'onda. Questo è il spettro del Sole. Una cosa che noi a volte non sappiamo, ecco, intanto la natura ha fatto così e noi dobbiamo accettarlo perché ha fatto così. Nella parte del Sole, in fondo il Sole sarebbe un corpo nero perfetto, solo che quando si trova a passare la sua atmosfera, viene assorbita praticamente la parte dei metalli. Vedete che qua c'è una caduta. Cioè, il corpo nero sarebbe questo. Qua invece nella parte dei metalli c'è una caduta, cioè un collasso, diciamo così, che non è più un corpo nero perfetto. A parte che l'unico corpo nero perfetto che esiste in natura è quello della radiazione cosmica di fondo. Dopo, in natura, corpi neri perfetti non ne abbiamo. Ecco, questa è la parte dell'ultravioletto e questa è la parte dell'infrarosso. Ecco, noi, grazie a quelli che fanno spettrometria, possiamo sapere di che tipo di stella vediamo e possiamo conoscere. Perché in effetti una stella molto metallica, che noi la pensiamo che sia una stella rossa, perché ci appare molto sul rosso, perché questa crollo emergerebbe più la parte sul rosso, la vedremo rossa, ma in effetti non è rossa, la sappiamo solo con lo spettro. Cioè, solo lo spettro ci dice perché questa stella si vede rossa, ma in realtà è una stella blu. Perché questa parte di assorbimento, questa qua, che ci fa ci oscura, una parte che è quella più diciamo più brillante della stella, capito? E anche il colore è confuso. Il colore ci pare, appare una stella fredda, e invece in realtà è una stella molto molto calda. Questo è quello che succede sul Sole. Ha un po' di metallicità anche al Sole, ma ci sono stelle che hanno molta più metallicità. Molti metalli, diciamo, metalli sono dopo l'elio, ci sono tutti i metalli. C'è una classe anche di luminosità. Questi sono le sigle dei scopritori, insomma, che hanno scoperto questa classe di luminosità. Le 1A molto luminose, supergiganti, le 1B meno luminose, supergiganti, le tipo 2 sono le luminose giganti, le tipo 3 sono normali giganti, le 4 le subgiganti e le quinte sono stelle in sequenza principale dette nane, per differenziarle dalle rosse, perché noi lo sappiamo con lo spettro. Il spettro ci dice che una stella di uguale massa e più estesa, potrebbe essere anche una gigante rossa che abbia la stessa massa, allo spettro ci appare con una riga molto più ristretta, perché è più spalmata diciamo, sulla superficie, ecco, queste righe che abbiamo. Invece, quando si trova come il Sole, questa cioè stelle di sequenza principale con la stessa massa delle altre, la stella è molto più allargata, vuol dire che c'è una maggiore concentrazione di molecole, atomi in quella posizione lì. Ed essendo più concentrazione, se è più folla, dobbiamo sicuramente allargarci. Se c'è meno folla, la lunghezza d'onda è più piccola, più allungata. Ecco, e questo fa dire che il Sole in fondo è una nana gialla, ma è una nana gialla non perché per la piccolezza, ma per il criterio di luminosità, capito? È solo per questo che è una nana bianca, che si dice nana gialla il Sole, ecco, ma è dovuta al fatto che la sua luminosità deve confrontarsi con un'altra luminosità di una stella di pari di massa, ma con una forza di gravità minore, diciamo, sulla superficie. E questo lo sappiamo con gli spettri. Ecco, la fotosfera, quella che noi vediamo, fatta superficiale, vedete che c'è tutti di questi granuli che si presentano sulla superficie.
separati da spazi più scuri, qua la granulazione, qua si capisce che la temperatura, secondo la legge di Boltzmann, non voglio farmi una formula incredibile, comunque è 4 pi greco R quadro e sigma T alla quarta. Cioè la temperatura, solo un piccolo sbalzo di temperatura, ci dà una luminosità incredibile. Cioè vuol dire che qua T alla quarta, vedete che è molto più luminosa di questa. Vedete? Qua, per la legge di Boltzmann, voi sappiamo che la temperatura qua è molto più alta della temperatura di qua. Mediamente qua, ecco, è così, capito? Ecco, queste sono le granulazioni che si vedono. Sono granulazioni che variano dai 200 fino a 1800 km, granuli di riso, li dicevano una volta, si presentano sul sole. Ecco, e molto lentamente, cioè queste sono quelle bolle convettive che emergono in superficie, si raffreddano, diventano più pesanti e ricadono, ecco, per moto convettivo, ricadono all'interno del sole, si surriscaldano un'altra volta e poi emergono verso la superficie, scaricano la solo energia, perché è uno dei sistemi di portare energia, anche con la materia, ecco, scaricano energia e poi ricadono all'interno. Ogni granulo, vedete, esiste per 5-10 minuti. La velocità di questi moti varia da è molto lenta la velocità di questi granuli. Ecco. Questa è la zona convettiva che ne parlavamo prima, e sopra ci sono questi granuli, queste celle convettive, ci possiamo definirle, e sono come le bolle di una pentola che bolle in pratica. Ecco. Le macchie solari per la prima volta sono state viste in Cina nel 28 avanti Cristo. Ecco, poi Keplero, che non pensava che fossero, che teneva forse Mercurio che passava davanti, non riusciva ancora a distinguere bene, però Galileo nel 1610 è stata la prima osservazione che ha fatto quel cannocchiale delle macchie solari. Ecco. E qua ne abbiamo i suoi disegni, vedete? Nel 6 giugno del 1610, questo è un disegno di quella sera lì che aveva fatto. E poi abbiamo il 7 giugno ancora e si vede che queste macchie si spostano. Anche qua abbiamo l'8 giugno, ancora si spostano. Da lì si è potuto anche calcolare la differenziazione delle due velocità che ha il Sole, una dell'equatore e una che ha i poli, capito? Ma Galileo l'aveva già capito, che il Sole aveva delle velocità diverse. La rotazione solare, vedete, come vi ho detto prima, insomma, sono 32 giorni, ecco, la vicinanza dei poli ci mette molto di più che non all'equatore. L'equatore ci impiega solo 27 giorni di vicinanza dell'equatore. Ecco, vedete, questa è proprio un filmatino che fa vedere il movimento. Queste sono dei cicloni, come dei cicloni, e come dei cicloni che ci sono sulla Terra, si muovono sul Sole. Nella stessa maniera, ecco, si formano, si deformano continuamente. E questi cicloni, diciamo, queste macchie scure, macchie solari, macchie scure, perché sussistono? Perché all'interno, fra il plasma e così via, si crea un forte campo magnetico, che è il più grande campo magnetico che esiste nel sistema solare, che è quello del Sole. E campo magnetico, addirittura si pensa che la velocità sotto sia 3 volte superiore la velocità in profondità che non quella che emerge in superficie. Quando il campo magnetico si attorciglia troppo, sbuca in queste macchie, capito? In queste macchie. E si chiamano tubi di flusso magnetico, le macchie solari, è vero, in fisica praticamente. C'è una zona di testa, che ognuna ha sempre una zona di testa e una zona di coda, le macchie solari. Si accoppiano a volte in due macchie solari e così via. Una tipica macchia solare, vedete, è circondata da una parte scura e da una parte invece che è una penombra. Vediamo qua che si vede meglio, vedete, ombra proprio, eccetera, e questa parte è una zona di penombra. Ma in realtà la temperatura, come ho detto prima, sempre per la legge di Boltzmann, la temperatura qua è più bassa di quella di questa qua che c'è sulla superficie. Non è che sia fredda, perché si parla di 4.000 gradi sui 5.780, solo che il contrasto a noi ce la fa vedere nera, ma in realtà non è nera,
se noi potessimo andarci vicino ci accorgeremmo che c'è poca differenza fra questa temperatura e questa temperatura, perché dai 4.000 ai 5.380 non c'è una grande differenza, capito? Però noi da lontano le vediamo scure, queste macchie, ecco. E sono molto importanti le macchie, perché le macchie ci indicano anche l'attività del sole. Più macchie ci sono, più il sole è energetico. Questo è il ciclo di Wolf. Praticamente nei 300 anni si è riusciti a stimare queste, la presenza di macchie. Vedi, sono i momenti che macchie non ce n'erano. Nel 1580 al 1770 sono comparse solo 50 macchie solari. 50 macchie solari, che dovrebbero essere state migliaia di macchie solari, capito? E lì c'è stata una piccola era glaciale. C'è una piccola era glaciale. Perché? Perché il sole era meno intenso e così via. Il ciclo di macchie solari. Il ciclo del sole, cioè, si rigenera praticamente ogni 11,2 in media di anni, insomma. Ogni 11,2 in media di anni il sole sposta i poli magnetici. Adesso vedremo qua se c'è... No, ancora qua si parla sempre del 30, del 50, qua non ce n'erano proprio macchie solari. Non se ne vedono pochissime, insomma. Insomma, inverte il suo campo magnetico ogni 11 anni e 2, come abbiamo visto in realtà, mediamente. E un ciclo completo, dobbiamo pensare, deve durare il doppio, insomma, 22 anni. Come abbiamo visto qua, faccio ripartire, se riparte, vediamo. Ecco, vedete, il sud si sposta al nord e il nord si sposta al sud. Questo avviene per i movimenti del plasma sottostante che pian pianino sposta anche il campo magnetico e lo porta dall'altra parte, che praticamente il sud passa al nord, ecco, diciamo. Ecco, le macchie sono molto grandi, queste macchie, decine di migliaia di chilometri, potrebbe contenere 2-3 volte la Terra. Sono aree cicloniche, come ho detto prima, che richiamano il materiale dalle strati immediatamente inferiori alla fotosfera e lo proiettano in alto con molto verticoso, raffreddandolo, come ho detto prima. Sono presenti anche dei forti campi magnetici. Pensate sul Sole, 0,45 Tesla. La Terra è millimetri, 1000,3 Tesla. Cioè 0,03 Tesla. E niente confronto al Sole. Il Sole è un campo magnetico strepitoso, fortissimo. È lui che fa da padrone, insomma. Noi siamo costretti a orbitare in questa zona del sistema solare perché? Perché lui, con la sua massa, che è 332.000 volte la massa della Terra, curva il tappeto spazio-tempo, e per fortuna c'è stata una fortuna che noi possiamo ancora non cadere dentro e poter girare attorno al Sole. Probabilmente tanta materia sarà caduta dentro perché il Sole ha tirato giù il tappeto spazio-tempo in modo molto, molto pesante, insomma, capito, con la sua massa. Ecco. Andiamo a vedere le facole. Vicino alle macchie solari ci sono delle macchie chiare, sempre per la legge di Boltzmann che avevo detto prima, una piccola differenza di temperatura molto, molto, molto brillante. Allora, le facole sono molto brillanti, più brillanti della superficie del Sole, capito? Ecco, sono associate di campi magnetici. Il Sole, in fondo, si può dire che è una stella variabile. Perché? Perché a volte non ha tante macchie, capito, sulla superficie, e addirittura è 0,1% quando è molto brillante, quando le facole superano le macchie scure, ecco le macchie solari, e il Sole emette un'energia pari a 0,1% in più, cioè illumina in più, che non è percepibile per i nostri occhi perché non è una grande differenza, però illumina un pochino di più il Sole quando è molto energetico, cioè quando si è ricaricato, cioè quando ha spostato i poli magnetici. Ecco, vediamo qua una la parte positiva delle macchie e una la parte negativa, che fanno quegli archi, perché se noi li vedessimo di piatto, cioè, diciamo, non così direttamente, li vedessimo di fianco, ci accorgeremmo che tra una macchia e l'altra, tra una macchia e una facola, ci sono dei archi di campi magnetici, capito? Gli archi di campi magnetici. E sono le zone di polarità positiva, invece le altre sono di polarità negativa. Ecco, l'atmosfera del Sole, che è questa che ci interessa molto, abbiamo dei filamenti nella cronosfera, diciamo del gas freddo, un po' più freddo che emerge sulla superficie.
Poi abbiamo dei buchi coronali che ve ne parlerò dopo più avanti per farvi capire cosa sono e che cosa producono. La corona solare è quella che va a milioni di gradi. Abbiamo gli archi coronali, corona solare. Gli archi coronali che sono le protuberanze e abbiamo nella corona solare. Diciamo che cominciano nella cromosfera e vanno anche, verso la corona di questi archi, diciamo, queste protuberanze. Ecco, qui vediamo una protuberanza del Sole. Si estende nello spazio per distanze di migliaia di chilometri. Pensate a che velocità devono viaggiare per poter, come ho detto, vincere la gravità del Sole. Queste sono velocissime queste protuberanze. L'atmosfera solare più esterna è distinta da due regioni, cromosfera, che è la sua atmosfera, residuo dell'atmosfera che ha generato la stella, è un residuo che è rimasto attorno, che come ho detto implica anche il fatto che non è un corpo nero perfetto, perché l'atmosfera assorbe questi metalli e assorbe tutti gli elementi dell'atmosfera e non permette che sia un corpo nero. E poi c'è la corona solare, che è quella che va a milioni di gradi. Questa è la corona, si vede le regioni quando c'è un'eclissi, si vede il colore rosso perché è in H-alfa, o magari oscurando il sole con certi sistemi si può vedere questa parte che è la corona, diciamo, quella dovuta al colore rosso, che diciamo che è stata mediata sopra la fotosfera fino a 15.000 km. E qua parte un po' più fredda e quando si avvicina alla corona diventa più calda. Le spicole, vedete, noi dobbiamo vedere il Sole in questa zona di questa cromosfera come un campo di grano infuocato. Sembrano tutte queste spicole, no? Sembrano veramente del grano battuto dal vento, diciamo. Ecco, e si estendono per 7.000 km, vedete, sì, le spicole ondeggianti che si estendono per 7.000 km. La temperatura della cromosfera è nella sua parte bassa, vedete, è inferiore di quella della fotosfera. Dopo, a partire da 500 km di quota, comincia a salire fino a raggiungere qualche milione di gradi, addirittura, capito? Arrivano anche nella cromosfera. E queste sono le spicole. Viste di lato si vedono tutte queste spighe infuocate che si vedono sul Sole. Diciamo che anche queste macchie che vedete sono dei fotoni che arrivano molto caldi e fanno delle crepe sul Sole e irradiano quella parte più dove esce questo fotone dopo milioni di anni zigzagando da una parte all'altra perché viene assorbito e respinto. Quando emergono nelle crepe, fanno delle crepe, fanno delle onde d'urto, e queste onde d'urto girando sul Sole si creano dei pezzi di terremoti sul Sole, ecco, queste onde d'urto provocano delle correnti elettriche e perpendicolarmente un campo magnetico. Praticamente sono queste. Questo è un campo magnetico che fuoriesce, che imprigiona delle particelle del Sole. Ecco. Ecco, queste eruzioni cromosferiche, vedete, a confronto della Terra sono migliaia di chilometri, 10 alla 21 già una cosa incredibile, ultravioletto X radio. La durata può variare da giorni o mesi, secondo, ecco, 1000 chilometri al secondo, vedete la velocità, 1000 chilometri al secondo, se vogliono pensare di uscire dalla trazione gravitazionale del Sole. Pensare a una cosa che viaggia a 1000 chilometri al secondo è una cosa incredibile per noi, eh? Comunque, ecco, il Sole è che il Sole è una stella medio piccola, se fosse grande è ancora molto più attiva la cosa. Allora, eruzioni cromosferiche, protuberanze, la corrispondenza delle zone fotosferiche dove appaiono le macchie, dove, diciamo, nella zona dell'atmosfera solare, all'interno della cromosfera o più frequentemente rispetto alle zone delle macchie in sviluppo. Linee di separazione forti, grandi, esplosioni di materia e di luci accompagnate da emissioni di radio e raggi X. Perché il Sole è un grande emettitore di raggi X e anche della lunghezza d'onda della radio. Vediamo un'attività diversa del Sole. Nel 1996, ecco, il Sole si presentava con pochissime macchie solari, vedete, e invece pochissima attività anche di campi magnetici e anche di protuberanze. Invece nel 99 sono aumentate di molto queste
queste protuberanze. Il Sole era molto più attivo, poi ovviamente c'è stata un'inversione del campo magnetico, capito? Il Sole era molto più energetico nel 1999 che non nel 1900. Questo è l'ultravioletto. Ecco, andiamo. Allora qua, come vi ho detto prima, emette molto nel radio, cioè nell'universo all'onda del radio emette molto il Sole, e nei raggi X. Perché emette nel radio? Allora, un plasma, come quello del Sole, che è un gas anche del genere, cosa vuol dire? Che ha una struttura metallica, cioè gli elettroni, cioè il plasma è tutto ionizzato, gli atomi sono tutti ionizzati, gli elettroni non sono più legati ai protoni e neutroni, vagano al di fuori, si scambiano con altri atomi, così via, e si chiamano free free questi elettroni. Questi elettroni, per energia cinetica, cioè spaziando nella distanza vicino al Sole, diciamo, incontrano una carica opposta, perché l'elettrone è carica negativa, e ne incontrano una carica magari di un protone, carica positiva, cosa fa? La sua energia cinetica viene rallentata, capito? E per la conservazione dell'energia, questa perdita di energia deve essere, come si dice, radiata. E c'è una radiazione, e soprattutto radiazione nel radio, capito? Il Sole emette questa, e queste, come vi ho detto all'inizio, è molto importante. Perché studiare una cosa la dovremmo sempre studiare secondo una sua lunghezza d'onda, anche quelle che noi non vediamo, perché non le vediamo, anche adesso le trasmissioni radio che vediamo non le vediamo noi. Ecco, anche questa non si vede, ma però con di telescopi speciali riusciamo a vedere anche il Sole nell'emissione radio. Ci dice molte cose, vedete, il plasma cosiddetto che c'è del Sole, il Sole in fondo è una fucina di plasma, cioè è molto caldo, come ho detto prima, ecco, e sapete che energia riesce a emettere. Ecco, vediamo qua le protuberanze, che si espandono sempre queste protuberanze da una macchia solare e una facola, positivo con negativo fanno qui altri. A volte queste protuberanze riescono anche a intrappolare della materia solare e la trasportano in alto, così. Volta in alto, poi viene scaricata questa materia, viene scaricata, magari perché si disciolvono, ecco, anche qua tempesta solare, vedete, in atto, quando c'è questa materia che viene espulsa verso di noi o magari dall'altra parte e così via, ci sono anche delle tempeste solari. Questo è un filmato, vi faccio vedere un filmato vero del Sole, che ti fa vedere proprio questa nascita di queste protuberanze che poi si disciolgono. Ecco, vediamo un po' il Sole. Ecco, si vede, sta emergendo una protuberanza, è stata una media, diciamo, media tempesta solare, ma neanche si può dire, però molto 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 leggera. Ecco, qua si vede proprio che stanno emergendo questi campi magnetici. Ecco, e qui questa pioggia incandescente che si formerà è dovuta sempre al fatto che espandendosi si raffredda e raffreddandosi diventa più pesante e ricade sulla superficie. Questo che fanno le protuberanze, vedete? Cioè questa, vedete, pian pianino si disciolgono, quando si sono un po' raffreddate, che sono diventate più pesanti, ricadono sul Sole. Non è sempre così, perché poi dovrò vedere più avanti che le cose possono essere molto ma molto diverse, quando c'è molta più energia. Vedete, questa pioggia incandescente ricade sul Sole. Pensate a temperature incredibili a confronto con la Terra. Vedete, la Terra ci starebbe dentro, non so, centinaia di volte, diciamo, capito? Ecco, vedete, proprio una pioggia incandescente che scende sulla superficie solare. Ecco, a volte c'è anche un'espulsione di materia coronale, cioè il Sole, a volte, quando ha molta energia, riesce anche a espellere, vedete, parte proprio, una parte della sua superficie, anche una parte della sua, diciamo, della sua superficie. E questa è molto pericolosa, ma molto pericolosa, quando arriva verso la Terra e così via. Ecco, tempeste magnetiche incredibili. E succede che c'è un maggioramento di tensione, arriva molta più energia sulle le nostre centrali e così via. E come è successo anche diciamo,
nel 1982, mi sembra questa del 1989 se non sbaglio, che in Quebec, mi sembra in Quebec, questi sono rimasti senza luce. Cioè, si sono fuse le centrali nucleari, le centrali elettriche, sono praticamente fuse, vedete, dal sovraccarico di energia che arrivava, capito? Anche è pericoloso quando succede queste cose, anche per gli astronauti, diciamo, se si trovano. E quando mandano in orbita gli astronauti? Quando il Sole è in una fase di quiete, non quando il Sole ha invertito il campo magnetico che è molto energetico, che potrebbe succedere. Vengono spedite appunto quando il Sole è in una situazione non pericolosa, perché potrebbe diventare pericoloso se ha invertito il suo campo magnetico. Ecco, vedete, a volte succede che per una tempesta, cioè tempeste solari, magnetiche solari, che si è perso anche dei satelliti. Ecco, 12 satelliti in 4 anni sono stati persi. Perché? Cosa succede? Sapete che queste sonde si orientano secondo due stelle fisse che trovano in cielo, hanno l'orientamento su due stelle, però quando parte un protone, quando succede questi campi magnetici, all'esterno della sonda, cosa fa? Ionizza quelle particelle che ci sono e fa un flash. La sonda non capisce più niente, pensa che sia un'altra stella, capito? E va fuori orbita. Le coordinate delle stelle che aveva prima non le ha più. Ecco, e così abbiamo perso 12 satelliti in 4 anni, dovute proprio a queste tempeste magnetiche che succedono. Le sonde ci sono, ecco. Io vi parlo anche della tempesta solare più perfetta, avvenuta nel 1 settembre del 1859, proprio l'evento di Carrington. Qui lui una mattina, senza telescopio, aveva disegnato questa macchia solare e aveva visto che c'erano due macchie chiare qua. Ecco. E poi sono scomparse, vedete, zone macchie chiare, C e D, i punti di cui scomparvero. Queste macchie chiare hanno creato questi brillamenti che avvengono vicino alle macchie scure, hanno creato una tempesta magnetica, una tempesta più perfetta, diciamo, che se succedesse in questi tempi, per noi sarebbe una crisi economica incredibile, perché sparirebbero tutte le sonde, sparirebbe anche quello che ci indica la via e compagnia, perché sparirebbero tutte, capito? E anche a terra avremmo dei problemi. Praticamente a terra, se ci fosse lo stesso evento, ci sarebbero 130 milioni di persone senza corrente elettrica. Cioè, è stata una cosa incredibile. Pensate che a quel tempo c'erano i telegrafi, no? E i telegrafi, pur senza corrente elettrica, andavano lo stesso, perché c'era quella corrente, quell'energia in più che riusciva a far andare i telegrafi anche senza corrente elettrica, capito? È una cosa incredibile quello che è successo. La stiamo aspettando, perché prima o dopo, pensa sui 50.000 anni che avvenga una tempesta di un certo tipo, tempesta magnetica di un certo tipo. Hanno visto le aurore boreali fino a Cuba. E qualcuno sostiene che anche a Roma sia stato viste delle aurore boreali, dovute proprio a questo evento di brillamenti e di tempesta magnetica. Ecco, parliamo della corona solare. È stata scoperta negli anni del 1940, perché prima non si sapeva che esistesse questa cosa proprio da di fuori, diciamo, così importante per noi, ecco, questa qui la corona solare. Ecco, il gas qua è molto molto rarefatto nella corona, 10 alla 8 meno 9 diciamo, centimetri per metro cubo. La densità fotosferica è 10 a 17 centimetri per metro cubo, cioè una cosa molto rarefatta, però molto calda, ma molto molto calda. E finora le due teorie che ci spiegano un po' perché questa non obbedisce alla seconda legge della termodinamica, ecco, perché non risponde, e queste due teorie sono una delle onde e una di micro-nanoflare. Ecco, quella delle onde è che, diciamo, nascono fra le celle che abbiamo convettive,
si formano delle onde chiamate onde di alfa Wien, ecco, che queste onde riescono, sono molto energetiche, e sembra che sia quella più probabile. Ultimamente ho visto un studio fatto da un ricercatore, sembra che sia la più probabile. E queste onde scaricano questa energia nella corona, e la corona aumenta molto, diciamo, di temperatura. Ecco, queste sarebbero quelle che dicevo, le onde di alfa Wien. Alfa Wien onde, vedete, nascono dalle turbolenze di granuli, insomma, della granulazione, nascono lì in mezzo e sono caldissime e riescono anche a fuoriuscire e andare a scaldare la, diciamo, la corona. Ma quello che noi, anche un'altra teoria, ci dice che sì, potrebbero essere delle onde, credo queste onde sono onde acustiche, quelle lì di alfa Wien, si propagano nel sole, ma potrebbe essere anche, diciamo, una ricognizione magnetica dei campi magnetici. Cioè, le onde di alfa Wien farebbero che altro che avvicinare i campi magnetici, e i campi magnetici, come quando succede che c'è diciamo un contatto fra due fili nella nostra casa che salta tutta la corrente, più o meno succede così, più o meno succede nella stessa maniera, capito? Ecco, c'è un cortocircuito, questo è quello, potrebbe essere, è quello che succede, vedete, si attorcigliano e rilasciano nella corona una grande quantità di energia, una grande quantità di energia, capito? Dovuto al fatto che siano anche queste onde che collaborano a avvicinare i due, diciamo, gli archi magnetici del Sole. Ecco, potrebbe essere quella. Poi cosa succede? C'è un'altra cosa, un'altra energia che esce dal Sole, che è quella del vento solare. Ecco, il vento solare si espande a 1500 km all'ora, sono particelle cariche, protone, neutrone, protone e anche, diciamo, e anche qualche atomo di elio, ecco, arrivano a noi, ecco. Vediamo le fasce di Van Allen, che sono queste, ecco. E poi è fortuna che noi abbiamo un campo magnetico. Il campo magnetico che si genera al centro della nostra Terra, per sempre per plasma, per gas, visto che al centro della nostra Terra il nostro nucleo arriva alla superficie più o meno, alla temperatura di superficie del Sole, perciò fa molto caldo, no? E ci sono anche lì la struttura metallica, gli elettroni girano. Ecco, ci sono zone convettive anche lì che arrivano, e questi elettroni girando molto velocemente creano correnti elettriche, e dalle correnti elettriche perpendicolarmente si crea un campo magnetico che esce dal polo nord e entra al polo sud della Terra. E questo campo magnetico ci protegge dal vento solare. Perché Mercurio non ha atmosfera? Perché era troppo vicino al Sole. Il vento solare l'ha distrutta la sua atmosfera. Stesso su Marte è successo lo stesso. Perché non troviamo vita sulla superficie dei pianeti o anche delle lune? Perché il vento solare sterilizza tutto. Anche su Venere stesso. Sterilizza tutto. Ormai possiamo ritenere che nel nostro sistema solare la vita in superficie non c'è. Forse sotto la superficie protetta, o magari sotto a di spessore di ghiacci di chilometri, potrebbe esserci vita. Ma in superficie, causa sto vento solare, non c'è. Ecco, vedete, e cosa succede praticamente? Le linee di campo magnetico spostano le particelle cariche verso i poli. Quindi sono i poli, vedete, ecco, polo australe e polo boreale, no? E ci si creano queste aurore. Ecco. Da dove proviene questo vento solare? Ormai la sonda Parker, passando vicino a dei buchi coronali, che sono queste macchie scure, ha visto che c'erano delle particelle che fuoriuscivano. In quelle zone lì c'è meno densità del Sole. Particelle molto lente, che poi i cosmologi, i fisici, hanno pensato che anche qua queste particelle che viaggiano a 1500 km all'ora siano state le onde di alfa Wien a spingere, a portarle a 1500 km all'ora, capito? Perché la Parker ci ha fatto vedere che lì si formano e sono molto ma molto lente. E poi come mai che arrivano a 1500 km all'ora? Ora qualcuno ha sostenuto che siano queste onde acustiche che si formano fra i granuli e che riescano a lanciarle a 1500 km all'ora. Ecco.
Vedi, questa sarebbe una discussione, insomma, fa vedere come sarebbe il vento solare, insomma, in effetti. Ecco. Quello che succede, questo andiamo indietro un attimo che vi spiego un po', perché voglio vedere qua, in questa zona. Ecco, queste particelle cariche vengono, seguono le linee di campo magnetico, vengono catturate dalle linee di campo magnetico e raggiungono, vedete, le parti di poli, no? E lì si creano le cosiddette aurore. Perché cosa succede? Succede che queste cariche vanno a ionizzare, cioè vanno a ionizzare o a eccitare, anche se hanno molta energia vanno a ionizzare, se hanno poca energia vanno a eccitare, cioè e si scontrano con degli elettroni che fanno fare quel salto quantico, cioè arrivano a un livello energetico più alto e visto che questo elettrone non è in equilibrio, pian pianino torna allo stadio fondamentale, ma facendo questo rilascia l'energia che l'aveva spinto verso quella parte più energetica e rilascia un fotone di luce del colore caratteristico di quel gas che è stato eccitato. Cioè noi vediamo le aurore boreali verde che sono diciamo dell'ossigeno, quell'ossigeno più, non le vediamo da noi, noi vedremo sempre l'ossigeno più alto che quello rosso. E invece si vede l'ossigeno nelle aurore boreali, quelle che ci sono, diciamo, in Giappone, così, e l'ossigeno è di un colore verde, perché si generano nelle parti più basse. Ecco. Quello è quello che succede, diciamo. Ecco. E per fortuna che abbiamo questo scudo che ci difende, se no per noi sarebbe la fine, insomma. Capito? Ecco, allora, però il sole le fa di tutti i colori, cioè ci protegge la vita, e come abbiamo visto prima dalle tempeste magnetiche la potrebbe anche distruggere. Ma il Sole, che arriva a 18 miliardi di chilometri dal Sole, c'è una zona che si chiama eliosfera. E il Sole qua crea una densità che così le particelle che arrivano dal mondo esterno, diciamo dalle stelle, così, vengono, la maggioranza viene, come si dice, fermata da questa eliosfera. E così ci protegge anche noi, perché se arrivassero tutte queste particelle che arrivano stellari, che arrivano verso la Terra, per noi sarebbe un grosso problema. E allora il Sole ci protegge anche ai confini, dove arriva la sua influenza. Ecco, lui arriva nell'eliosfera a 18 miliardi di chilometri da noi, e qui c'è un surriscalda, e c'è un rigurgito di questa che si scontra verso la parte delle stelle e frena queste particelle che arrivano dallo spazio e per noi sarebbero anche pericolose. Qualcuna riesce a passare, ma di meno intensità qualcuna, e non ci dà problemi. Le aurore terrestri, come vi ho detto prima, questo è l'ossigeno, magari questo qua è una più vicino a noi, che potrebbe essere sempre ossigeno, ma ossigeno più alto. Anche i pianeti che hanno un campo magnetico molto forte, come Giove e anche Saturno, creano delle aurore boreali, delle aurore, insomma, non boreali, ma aurore. Anche se vedete, questo è Saturno, questo è Giove, e anche loro riescono a creare, perché hanno un campo magnetico. L'importanza della vita è tantissime cose, è una di quelle fondamentali che ci cerca il campo magnetico. Marte non ce l'ha più il campo magnetico, perché? Perché il campo magnetico si genera solo con temperature alte del plasma, temperature del genere, di 6.000 gradi. Marte è un pianeta morto, è un pianeta che, essendo metà della Terra, e anche avendo subito certi impatti di asteroidi, probabilmente, o di meteori o grossi planetoidi, ha perso la sua atmosfera e dentro si è raffreddato. Essendosi raffreddato, lui non ha un campo magnetico. Lui è continuamente bombardato da queste particelle cariche. E la vita non in superficie su Marte, anche lì come ho detto prima, non può esserci. Non può esserci assolutamente. Ecco. Allora, come si genera il Sole? Come si genera? Si genera da una nebulosa. Ecco. Ma una nebulosa formatasi con migliaia di stelle, non è detto che sia stata una stella sola a formare questa nebulosa. Questi atomi che sono formati, gli atomi pesanti, perché il Sole arriva fino al carbonio, come avete visto, non arriva a fondere, arrivare al ferro che è la nostra emoglobina, arrivare all'ossigeno e così via, non arriva. Ecco.
Ma come mai che le abbiamo noi? Le abbiamo perché la madre del Sole li aveva. Cioè, questa nebulosa è il residuo lasciato da tante stelle, ma tante stelle che avevano una massa almeno oltre le 8 masse solari, capito? Queste sono morte, hanno lasciato le sue polveri con i suoi elementi pesanti, ecco, i suoi elementi pesanti, che poi il Sole, nascendo da quella nebulosa lì, si è ricavato questi elementi pesanti. Cioè, noi possiamo avere un braccio formatoci da una stella morta e un altro braccio formatoci da un'altra stella morta. Gli atomi di questi bracci potrebbero essere molto diversi, perché noi siamo un insieme di tutte queste stelle morte che hanno generato questa nebulosa planetaria. Ecco. Questa nebulosa che poi ha formato il Sole. Il Sole, milioni di anni, arriva a una protostara, cioè praticamente c'è un collasso di questa nebulosa, al centro si riforma la stella, cioè compressione adiabatica e così via, attorno queste polveri creano un disco planetario che pian pianino, per accrezione, riescono a formare i pianeti, scontrandosi e così via, milioni di anni, ecco, il Sole poi, come oggi, vedete, ancora è metà della sua vita, avrebbe altri circa 5 miliardi di anni, vive 10 miliardi di anni, è una stella che credo che la vita, possiamo pensare, che deva nascere proprio su stelle di questo tipo. Perché? Perché nel corso della sua vita rimangono sempre abbastanza costanti nella sua brillantezza più che luminosità di una stella. Ecco, sulla sua brillantezza non scadono né troppo e né poco. Ci sono stelle che fanno dei momenti che scadono molto intensamente e dei momenti che scadono pochissimo. E quelli la vita non potrebbe sussistere. E poi ci vuole una stella di media grandezza che viva almeno 10 miliardi di anni, che permetta un'evoluzione. Invece stelle di 100 volte la massa del Sole vivono solo 1 milione di anni, non 10 miliardi di anni. E questo, allora, la vita esiste perché siamo un frutto di evoluzione. Noi siamo residuo, praticamente siamo pesci e gretti insieme, capito? Perché sulla Terra per più di 100 milioni, di 120 milioni di anni c'erano solo insetti. Poi i pesci in mare, i pesci andando a mangiarsi gli insetti, hanno creato gli anfibi, siamo arrivati, diciamo, ai rettili e dinosauri, che sono rimasti per 150 milioni di anni, e poi siamo arrivati noi, siamo proprio gli ultimi della fila, è pochissimo che siamo qua, parliamo di 100.000 anni, l'Homo sapiens, diciamo, ecco. E portiamo ancora i resti della nostra evoluzione, le lacrime salate, visto che siamo anche pesci, le nostre lacrime salate sono il residuo del mare, e l'ipotalamo, il profondo del nostro cervello, è il residuo del cervello di rettili. Siamo rettili e pesci insieme. Qualche rettile in più si vede per strada, qualche pesce lo troviamo a casa, bello cotto, comunque il resto è così, capito? Siamo un frutto di un'evoluzione. Per trovare altri esseri che vogliono contattarci bisogna che abbiano almeno avuto un'evoluzione simile alla nostra, capito? Comunque il Sole, vedete, cosa succede in effetti? In effetti il Sole, quando finisce di bruciare l'idrogeno vicino al nucleo, non c'è più materia vicino al nucleo. Allora la parte sovrastante, la gravità, che prima era in equilibrio con la forza di radiazione, ha sopravvento, cioè schiaccia completamente verso il nucleo. Il nucleo aumenta la sua temperatura, arriva a 100 milioni di gradi e fonde l'elio in carbonio. Capito? E poi finisce tutto lì. Arriva a fondere anche un po' di ossigeno, perché nella nana bianca c'è anche un po' di ossigeno. Vediamo il Sole oggi, vediamo la gigante rossa, poi cosa succede? Succede che queste, diciamo, la gigante rossa diminuisce il suo diametro. Diminuendo il suo diametro succede che la stella si scalda di nuovo, visto che la gigante rossa arriva a 4.000 gradi in superficie e invece una stella gialla come il nostro Sole, come avete visto, arriva a circa 6.000 gradi, meno diametro, forma una temperatura più alta, perché è più compressa, capito? Poi diventa ancora una gigante rossa, alla fine nel suo nucleo, per cercare un nuovo equilibrio, si creano correnti elettriche,
che come un starnuto, diciamo, espelgono le parti sovrastanti e creano nebulose planetarie. Capito? Nebulose planetarie e rimane una stella, una nana bianca, che come vi ho detto all'inizio è un grossissimo, già a forma cristallina, è un grossissimo brillante, grande come come la nostra Terra. Capito? E ha un piccolo velo che fa anche da detonatore, ecco, fa da detonatore quando si scoppia la supernova del tipo 1A, ecco, di ossigeno. Questo è la fine del nostro Sole. E poi, e vediamo qualcuna, ecco, queste sono le nebulose planetarie. Al centro c'è questa nana bianca che ha una densità incredibile. Densità incredibile, si parla di 4-5 tonnellate per cucchiaino di caffè, un centimetro cubo, capito? 4-5 tonnellate. Poi se andiamo alla stella di neutroni si parla di 100.000 tonnellate, cioè praticamente l'Everest è una isoletta di zucchero, capito? Perché cosa succede? La stella di neutroni, sapete che l'atomo in fondo è un involucro vuoto, come anche l'universo è un involucro. Perché se noi ritagliassimo tutti i coriandolini delle nostre galassie, no? E come sono, e li immergessimo in un liquido che sia pari al nostro spazio dell'universo, di quello visibile, non li vedremo neanche. Questi coriandolini non li vedremo neanche. Perché? Perché l'universo primeggia il vuoto, come l'atomo, no? Primeggia il vuoto. Perché primeggia il vuoto? Perché noi, la nostra galassia ha 100.000 anni luce, ma la galassia più vicina a noi è 2,3 milioni di anni luce. Cioè, il vuoto è immenso, capito? Cioè, questo è il discorso. Il discorso è che come l'atomo, però le galassie sono tante, chiaramente, le conosciamo tantissime. Si parlava di 25 miliardi, ma adesso, secondo lo studio di Harvard, si parla di 2.000 miliardi di galassie nell'universo. Conosciamo tante, però il vuoto primeggia è immenso. Ma come vi dicevo, qui succede che l'atomo, siccome che gli elettroni sono molto distanti, ma molto distanti dai protoni e neutroni, si comprimono verso i protoni e neutroni. Cioè che non c'è più quel spazio lì. Non c'è più quel spazio lì, cioè diminuendo il diametro aumenta la densità. Aumenta la densità dal punto che un centimetro cubo pesa 4-5 tonnellate. 4-5 tonnellate di una pallina perforerebbe la Terra, non uscirebbe dall'altra parte, si fermerebbe al centro della nostra Terra. Invece una stella a neutroni, un altro tipo, come ho detto prima, arriva a 100 miliardi di tonnellate e praticamente l'Everest è una fetta di zucchero. Ecco. Lì succede che gli elettroni entrano dentro nei protoni e generano neutroni. C'è una stella formata solo di neutroni e ci sono solo un po' di protoni che girano vorticosamente attorno a queste stelle e che generano quel campo magnetico che vediamo che fanno da faro queste stelle neutroni, ecco, capito? Ecco, è tutta un'altra formazione. Poi da lì cosa c'è? C'è il buco nero. La parte successiva, se la comprimiamo ancora, il tappeto spazio-tempo scende in verticale e ti forma il buco nero. È un'anomalia del tappeto spazio-tempo, capito? Ecco, allora vediamo anche un'altra Sirio B e un'altra nana bianca. E poi una cosa che voglio dirvi, che a volte ne parlano e non sanno di cosa parlano, a volte, quando si generano, adesso anche le nove che vediamo noi, ne abbiamo scoperte diverse, 22 di nove, ecco, secondo l'università, allora, una nova cosa fa? Perché dopo scoppia in supernova di tipo 1A, se può arrivare? Perché quando fa questi autoburst, diciamo, consuma, visto che le stelle, come vi torno un po' indietro, vi dico che le stelle che vedete in cielo, più del 50% sono doppie e qualcuna è anche tripla, sono costrette a orbitare gravitazionalmente una vicino all'altra. Quando una ha la massa superiore invecchia, diventa gigante rossa, ecco, e poi diventa una nana bianca. Stessa evoluzione fa anche l'altra stella, ecco, e diventa nana gigante rossa. L'altra, che è nana bianca, attira a sé, quella attraverso limite di rossa, attira questo idrogeno, fa un disco di accrescimento. Quando arriva a 1,44 la massa critica di Chandrasekhar secca, la stella brilla, ma fa quei filamenti di nova. Ma perché si crea una supernova di tipo 1A? È la stella bianca che rimane, che va anche a
anche a collimare con l'altra stella. Può scaricare un po' di materia, ma manca a collimare. Ma perché? Perché nello spettro, come dice il buon Sergio qua davanti, non troviamo in una supernova 1A, non troviamo mai l'idrogeno. Troviamo solo una riga di silicio. Allora se lo farebbe con una gigante rossa, troveremo anche la linea dell'idrogeno. E invece troviamo solo la linea di silicio. Capito? Allora bisogna che ci sia una fusione assieme di due stelle di due stelle nane bianche, capito? Comunque, ecco, un'altra nana bianca. Le nane bianche vivono per 100 miliardi di anni, cioè nessuna nana bianca è arrivata a diventare nana nera e a scomparire dallo spazio. Cioè, nessuna di queste stelle rimangono ancora lì, capito? Ecco, vivono per centinaia di milioni di anni le nane bianche, capito? Ecco, questa è una nana bianca, proprio un immenso cielo di stelle e così via, ma come? E pensate magari un domani, se per caso da quelle parti lì, domani magari in un lontano futuro, magari degli intrepidi viaggiatori simili a noi passano davanti e vedono questa stellina, chissà se riusciranno a immaginare le gioie e i dolori che avrebbe provocato quella stellina lì nei tempi passati, ecco, e io vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande, sono qua. Okay. Complessa l'attività del Sole e quante meraviglie ci ha presentato. Adesso, se qualcuno ha dei dubbi o delle domande, ben vengano. C'è qualche domanda su tutta questa attività, su tutti questi numeri, cifre, valori? C'è nessuno? Allora sono stato troppo bravo, sono stato insufficiente, non lo so, perché nessuno mi fa domanda. No, di solito dicono se una conferenza riesce bene, la gente è stimolata a tal punto che ti fa una domanda. Qua domande non ce ne sono. Adesso fammi una tu, dai, di quelle che non capisco. Hai dato tante di quelle informazioni. Ma, quando faccio le conferenze mi piace dire di tutto, dopo. Stacchi, ascolta dopo. Che resta il mistero. Sì. Prego. Chiarisce un attimo la dinamica della supernova 1A, perché da che ne so esplode solamente una nana bianca, non esplode per l'altra stella. No. Non ho capito la correlazione tra le due stelle. Allora, tanti dicono che la stella nana bianca scoppierebbe nel caso che la gigante rossa fosse un po' più vicina, magari se è vicina scarica in fretta e potrebbe. Però in realtà, se noi facciamo lo spettro di una supernova tipo 1A, non c'è l'idrogeno. Lì dovrebbe esserci l'idrogeno, perché la gigante rossa è formata di idrogeno, principalmente, capito? E allora, chi non ha l'idrogeno? La nana bianca non ha l'idrogeno. Allora, fondendosi assieme la nana bianca, ecco, il carbonio, nello stesso gruppo del carbonio, c'è anche il silicio. Noi troviamo una riga del silicio, ma non troviamo l'idrogeno. Allora vuol dire che lo scoppio è dato solo da nana bianca, magari con un'altra nana bianca. Okay? Allora, qua è inutile, dobbiamo fare sintesi delle cose. Se la stella finisce tutto il suo idrogeno, dopo resta la nana bianca. Allora, finendo il suo idrogeno, come la stella nova, quella che lì che abbiamo scoperto, che ha scoperto il nostro gruppo, ecco, questo l'ossigeno ce lo porta via tutto l'idrogeno. Dopo restano due nane bianche, cosa fanno? Si scontrano o si scambiano materia, e siccome che superano 1,44 masse solari, allora scoppiano come una supernova del tipo 1A, capito? Ma ci vogliono stelle che non emettono l'idrogeno. Non possiamo pensare che una gigante rossa riesca a tal punto a scaricare tanta materia da poter formare una supernova del tipo 1A, perché noi lo troveremo nello spettro, e se non si trova, capito? E questo quello università, questo cose che io ci metto le mani sul fuoco. Questo bisogna pensare. E potrebbe essere, capito? Potrebbe essere che le nove consumano tutto l'idrogeno e poi resta la bianca e consumano il carbonio, capito? Ecco, potrebbe essere. Prego. Altri dubbi? Altre domande? Prego. Ripeti perché non sentono caso. Perché il campo magnetico
Perché dobbiamo immaginare sotto la superficie del Sole, questo plasma è sempre in movimento, capito? Anche la Terra inverte il campo magnetico. Non lo sappiamo di preciso quando, ma l'abbiamo visto dalle rocce che anche la Terra inverte il campo magnetico. Non sappiamo precisamente quando. Invece il Sole, con queste, diciamo, rimescugli del plasma, cosa fa? Sposta il campo magnetico del polo nord verso il polo sud. E quando arriva a invertire questi due campi magnetici, questo magma ha aumentato la sua energia. Aumentato. Perché è sempre il campo magnetico che può aumentare l'energia, in effetti. E allora, nel riciclarsi, perché come se riciclasse il Sole? E in quel momento lì il Sole è molto più energetico. Vedremo molte macchie solari sul Sole e vedremo anche qualche tempesta solare. E questo è dovuto al fatto che viene rigirato. Comunque anche la Terra lo fa. Non sappiamo ancora in quanti anni. Altre domande? Io avevo una domanda. Prego. Adesso in questo periodo le macchie solari come sono? In che fase siamo del ciclo delle macchie solari? Nel 2025 si inverte il ciclo del campo magnetico solare. Diminuendo? Ce ne sono, ma poche, non ce ne sono tantissime. Avremo sempre l'aumento subito dopo. Poi pian pianino declinano sempre di più, finché il Sole si rigenera. È un gioco che fa lui, no? Penso che, capito? Perché è una fonte, come io ho fatto vedere, sotto la superficie che viaggia tre volte la parte superficiale, secondo gli ultimi calcoli, si creano molti campi magnetici, perché c'è una molta, diciamo, attività magnetica sotto il Sole. Perché dato questi spostamenti di massa, così. Ecco, questo è quello che succede. Altre domande? Niente. Non è ancora stato accertato, ma tutti quanti che ne parlano sui telegiornali dicendo che c'è un'influenza sugli eventi climatici, sulle correnti del Sole, perché nel ciclo del C2, cioè dell'idride carbonica praticamente... Del ciclo di Bethe stai parlando? No, il ciclo di Bethe è quello relativo, stai parlando del discorso dell'influenza del Sole sul clima. Cioè delle trasformazioni del Sole, però queste qua, le cose che erano relegate, allora, nel passato fatto anche sulle macchie solari. Nel passato abbiamo visto qualcosa, però per lo 0,1% che aumenta se le facole sono più intense delle macchie solari, non possiamo dirlo con certezza. Nel passato abbiamo visto che quando c'era meno presenza di macchie solari, meno attività solare, si è un po' raffreddata l'atmosfera. È un po' raffreddato la nostra Terra. Abbiamo visto due effetti, diciamo, di palla di neve, addirittura si è ghiacciata fino ai poli. Abbiamo avuto 4 volte l'effetto palla di neve, ma due sono arrivate proprio fino all'equatore. E dopo grazie a chi? Grazie a chi? Lo sai, Antiglio? Sai per grazie a chi siamo qua? No, noi, perché il Sole non riesce? No. Quando c'è la neve, che è molto bianco, c'è il ghiaccio, ma non scalda. La riflessione, diciamo, è il ghiaccio, non si scioglie. Ma sai chi ha sciolto il ghiaccio? Chiaramente chi? No, i vulcani. I vulcani, l'attività vulcanica ha perforato i ghiacci. Se non ci fossero stati i vulcani, i ghiacci si sarebbero stati perenni. Vedo? Invece i vulcani hanno perforato il ghiaccio, hanno immesso in atmosfera anidride carbonica e così via, hanno fatto alzare la temperatura e i ghiacci sono soliti. Sì, ma dipende dallo spazio di quanto CO2 che è arrivato sulla. Ma lì il CO2 non ce n'era perché si è ghiacciato prima. Ma ci deve essere una piccola, diciamo, come si dice lì, tunnel, insomma, dimmelo che adesso mi vengo. Ci deve essere, perché sennò la temperatura media della Terra, che è di 14 gradi, non ci sarebbe. Ci vuole un effetto. Sì, ma mediamente tra i poli e i deserti la temperatura della Terra è 14 gradi.
14 gradi, ma per mantenere la condizione di bolle un piccolo effetto sera. E a quel tempo lo avevano creato i vulcani, con i suoi elementi che avevano mandato in corso. Questa è quella più riconosciuta. Dei vulcani. No, allora lì. Ma no. Allora l'inclinazione dell'asse terrestre di 23 gradi e 27 primi, ci sarebbero stati una parte molto ghiacciata e una parte molto calda. Non ci sarebbero più state le stagioni. Noi le stagioni le abbiamo, perché quando dobbiamo parlare di vita extraterrestre dobbiamo pensare che l'inclinazione dell'asse terrestre deve essere questa. Se noi avessimo sempre estate, siamo sempre state Giovanni e anche Sergio, e sopra un caldo incredibile, perché tutto l'anno è sempre estate, e allora invece abbiamo la fortuna che le stagioni sono tutti piaciute dell'estate, vabbè, non paghi niente di riscaldamento, ma è lì il discorso. Se invece c'è sempre freddo, invece noi abbiamo un periodo di freddo, un periodo di meno freddo e un periodo di più freddo o magari più caldo, ecco, abbiamo le stagioni. Non può essere cambiato l'asse terrestre, perché per cambiare l'asse terrestre si sarebbe cambiate anche le distanze, perché visto l'asse terrestre è tenuto in inclinazione che la Luna vorrebbe raddrizzarlo da 2/3 dalla Luna e 1/3 dal Sole. Bisogna che questi siano stati molto più vicini per creare questo, ma se sono più vicini creano più un effetto di, perché è dato R al quadrato, no? se erano un po' più vicini potevano anche cercare, però avremmo mai visto un effetto palla di neve, avremmo visto una parte palla di neve, ma altra parte calda, capito? Perché se tu lo raddrizzi, il nostro asse terrestre, succede che una parte è sempre esposta e una parte è sempre ghiacciata, invece lì ha ghiacciato fino ai poli, capito? 274 milioni di anni fa, tutti mai. Ma non vuole dire, insomma, comunque a parte questo, se noi guardiamo in passato è successo anche che i ghiacci si siano ristretti e si siano allargati. Ho visto uno studio che parlava di più di 100 volte che questo è successo. Non è che siccome i catastrofisti ci guadagnano sopra, e allora tutti dicono adesso alla fine, fra poco magari avremo un freddo cane. Gli effetti magnetici e del sole, perché per esempio se guardi le rocce in fossile, di un cappello, come mi ricordo il nome, praticamente sopra che è proprio uno strato di ferrite, di ferro, sopra alla roccia. Perciò questo determina che il sole ha avuto... Ma guarda che inverti il campo magnetico con la terra, e si sono viste dalle rocce, solo che non sappiamo in che tempo. Capito? Ma le tempeste magnetiche ci sono sempre state. Non è che... Comunque non sappiamo a sufficienza per dire quanto implica il sole nel clima. Non lo sappiamo, perché se è solo 0,1% che aumenta la sua... Dopo sappiamo che ogni 50 milioni di anni il Sole si espande di un centesimo, cioè espande... Fra poco, fra un milione di anni, il Sole sarà molto più caldo, ma molto più caldo, capito? Perché cosa succede? Perché il nucleo si restringe, perché perde, capito? Stiamo andando pian pianino verso la sua fine, ma magari a milioni di anni in realtà ci sarà... No. Un salto ci sarà sicuramente, no, però sì, allora mi amoro fra 10 giorni. Allora cugine, avete qualcosa da dirmi? E mie cugine, interrogatelo, loro che sono insegnanti dovrebbero interrogarmi, no? Quello che devono interrogarti. Ma noi insegniamo tutt'altre materie letterarie, latino. Ma loro insegnano scienze, no? Le nostre colleghe sì. Loro siano una scienza? No, lei non è inglese. Beh, insomma, inglese una è una scienza. E datele anche il voto, vero? Me la raccomando. Certo. Provvederemo. E se non fa il bravo deve essere accompagnato dai genitori. Ah! Ormai non mi accompagna più nessuno, sono solitario proprio, guarda. Una roba incredibile. Comunque va bene così. Bene signori, se voi non avete domande noi chiudiamo qua e ci vediamo con noi. Ecco, se non ci sono altre domande possiamo chiudere qua.